E perché ha scelto questo nome, questo evento, il cinema portato di questo evento? Allora, il nome in realtà l'ha scelto il regista Claudio Mattis, che è anche sceneggiatore, e quindi ha creduto che questo, questa denominazione rendesse veramente l'idea di quello che è il progetto. Cioè un cinema a casa nostra, qui nel centro polifunzionale, nella biblioteca, dove si fa cultura, noi facciamo anche cinema, e quindi a portata di mano, perché è alla portata di tutti, insomma. Sì, ma noi siamo un po' una generazione che è legata al cinema, no? Ormai tutta la nostra vita è scandita anche dalla televisione e dal cinema. Molto più, ultimamente noi apprendiamo molto più dalla televisione che dalla lettura di un libro. Ecco, però bisogna fare attenzione, perché non bisogna lasciare i metodi tradizionali di apprensione, no? E di cultura, come la lettura di un buon libro. E bisogna bilanciarlo anche con la televisione e col cinema, che è l'unico modo per cristallizzare un momento ben preciso e per farlo memorizzare nella testa delle persone. Quindi un mezzo di divulgazione il cinema che è molto molto efficace, però deve essere bilanciato anche con altre forme di cultura. Lei pensa che questa sia un'opportunità in più per i ragazzi anche in questi piccoli paesi, non solo nelle grandi città? Beh, certamente. Qualsiasi cosa che giri intorno alla cultura è un mezzo per far sì che i giovani possano esprimere il loro modo di essere, le loro potenzialità. Quindi senz'altro questo progetto servirà ad arricchire tutti i giovani che con un po' di buona volontà, con un po' di interesse, con un po' di passione si vogliono dedicare a questo progetto. Ok, grazie. Grazie a voi. Pensa al mondo scolastico e accademico, no? Potrebbe interessare un progetto di cinema a portata di mano? Sarebbe un bellissimo esercizio, un po' perché il cinema è una modalità molto interessante di narrazione di storie e di raccolta di documenti. La documentazione visuale ormai è assolutamente fondamentale per qualsiasi tema si voglia affrontare. E poi soprattutto perché il cinema non è soltanto visualità, ma richiede delle competenze, che non sono competenze necessariamente diffuse, e richiede anche delle competenze di carattere scritturale, letterario, cioè non è possibile poi riprendere delle riprese senza avere un'idea ben precisa di quel che si può fare. E quindi sarebbe un modo anche per completare la formazione dei ragazzi, io credo che sarebbe molto utile. Lascio la parola al regista Claudio Mattis. Prova. Allora, io lo ringrazio Silvio per quello che hai detto. E mi colpisce particolarmente, no, il sermone del professore, no? Cioè questo di realizzare un archivio, no? Durante l'evento dell'1 febbraio noi abbiamo allestito la nostra foca da salicese dopo tanti anni
proprio con questi elementi tipici del cinema, un allestimento che proprio Claudio, grazie ad una corona di DVD che circondavano insomma il quadro di Sant'Antonio, aveva costruito proprio per dare questo, questo segnale forte, questo forte segno nei confronti della cinematografia, quindi un messaggio subliminale ma neanche tanto, insomma abbastanza esplicito direi. Inoltre c'erano una serie di foto, se voi potete girarvi alla vostra destra potrete osservare questa bobina. Ah ecco, la vostra, sì, alla mia destra giustamente, scusate, per lo scritto. E quindi potrete vedere questa bobina. Noterete che la pellicola è costituita da foto di Salice, antiche e moderne. Le foto antiche sono state appunto recuperate dall'archivio fotografico della biblioteca. Ovviamente si trattava di diapositive che abbiamo trasformato in formato digitale e poi automaticamente in cartaceo. Le altre sono state realizzate invece per la prossima uscita di un video importantissimo che è appunto la guida turistica di Salice Salentino. Sono alcune delle immagini che sono state scattate proprio per questo motivo.